Aveva sete, le ho dato acqua con un mix di farmaci. Maria Teresa Crivellari racconta lucidamente le ultime due ore di Marina, stordita e confusa nel garage della Casa dell'Orrore a Sant'Ambrogio di Susa. Non l'ho costretta. Parole che cercano conferma in quelle dei medici e per ora non la trovano. Altri esami diranno se l'indifesa mamma di tre figli, sola e segregata, è morta avvelenata o soffocata con quel sacchetto di plastica che le avvolgeva il capo quando l'hanno trovata sotto un metro di terra e cemento in quello che sarebbe purtroppo diventato presto un dehors noir. Ho fatto tutto da sola, ripete l'ex amante, lasciate libero mio figlio. Per ora però Alessandro resta in carcere, lo ha deciso il GIP di Pinerolo e questa assurda storia di provincia che mescola confusamente passioni ferite e follia d'amore conta una protagonista, Maria Teresa, due complici, quelli dei 2.500 euro ed un ragazzo di appena 20 anni. Coinvolti non si sa come e quanto. Lei avrebbe cercato di accusare anche il marito di Marina, ma la procura non le crede e lui, Giacomo, non è mai stato indagato. Ha un avvocato, certo, ma per difendere se stesso e i figli da altre cattiverie che potrebbero emergere dalle stanze ora vuote di quella casa a Sant'Ambrogio.